Gli altri due copioni che potrebbero celare il vissuto di vergogna riguardano invece l'evitamento. Uno è l'evitamento degli altri, l'isolamento, quindi evito altre situazioni in cui lo sguardo dell'altro potrebbe farmi sentire profondamente difettoso e quindi anche vulnerabile. Quindi tendo a ritirarmi dalle relazioni sociali. Questo è quello che può anche subentrare in terapia, quindi quello che può portarmi a non mostrare le mie fragilità e anche la mia emozione di vergogna all'interno del contesto terapeutico per non venire ulteriormente ridicolizzato, sminuito, giudicato, criticato. Oltre che in terapia, questo ha un alto impatto su tutte le nostre relazioni sociali. Il secondo comportamento d'evitamento che potrei mettere in atto è quello di evitare tutti quei pensieri, quei ricordi, quelle memorie che potrebbero rievocare l'emozione della vergogna. E questo spesso rende difficoltoso anche il riconoscere quella stessa emozione da parte della persona. Questi comportamenti ovviamente vengono messi in atto proprio per proteggersi ed evitare di fare i conti con questa emozione che quando è cronica è davvero molto dolorosa e riapre ferite molto profonde.